comincio io che sono l'unica donna, dai. Federico, benvenuto, ti abbiamo già visto, però finalmente ci possiamo anche parlare. Senti, raccontaci che cosa ti ha portato a Vicenza, perché hai lasciato Cittadella dove hai fatto una stagione stratosferica e c'era anche un buon legame con Cittadella. Che cosa ti ha portato qui? Tanto grazie del benvenuto. E sì, vengo da 3 anni comunque belli, importanti con il Cittadella, dove sono cresciuto tanto, infatti li ringrazio, e avevo bisogno di una nuova sfida, e la società e la proprietà mi hanno voluto e ho percepito la fiducia e la voglia di volermi qui. E per me è stata facile come scelta, quindi vengo in una piazza importante e bella, poi ero qui vicino, quindi già so tanto, quindi la scelta era facile. Sono contento e non vedo l'ora che inizia il campionato e di iniziare questa nuova avventura. Senti, hai detto che la scelta è stata facile, però fino al giorno prima sembravi destinato al Brescia. Puoi raccontarci qualcosa, qualche retroscena di quello che è successo? Sì, diciamo è successo, cioè in quella settimana io ho preso del tempo perché ancora dovevo smaltire la passata stagione che è finita un po' così. Quindi no, è stata più che altro una scelta mia personale, non era questione di altre squadre. Ho preso del tempo per me, e indipendentemente da quello che era poi il mercato. E poi non ho avuto dubbi, sinceramente, sono venuto qui volentieri e sono felice di essere qui. La conoscenza della proprietà ha inciso nella scelta definitiva? Sì, sicuramente sì. Conoscevo tanti ragazzi, conosco qualche persona, quindi sì, sono contento e un po' inciso, quindi sì, un po' sì. Federico, come sono stati i primi allenamenti? Sei già sceso in campo, adesso avete sabato un'altra sfida di cartello, di prestigio, anche se è un amichevole. Raccontaci un po' l'approccio con i compagni e anche un po' del campo, cioè come ti sei sentito, come stai fisicamente, che cosa puoi dare a questa squadra tu? Sì, abbiamo iniziato, io sono partito una settimana dopo, però mi hanno accolto subito benissimo, il gruppo, sapevo che era un gruppo bello e unito, quindi per me è stato facile. Mi sono trovato bene. E stiamo lavorando ancora, personalmente sono ancora un po' indietro fisicamente, però il ritiro è fatto apposta per quello, quindi ho modo di lavorare, non tantissimo perché fra il 15 abbiamo già il primo impegno ufficiale, però mi sono inserito bene, il modulo comunque è lo stesso che facevamo l'anno scorso a Cittadella, quindi non ho grossi problemi. Sto cercando di assumere proprio velocemente quello che richiede il mister, quello che sono poi le caratteristiche della squadra, e adattarmi e cercare di dare il massimo per aiutarla a fare belle cose. E ti sei una mezzala con facilità di andare anche a rete. E queste, le tue caratteristiche positive magari le conosciamo, quali sono i difetti di Federico Fari? Allora, sicuramente un aspetto su cui mi sono messo già degli obiettivi che voglio migliorare è sicuramente la fase di essere meno irruento, però ci ho lavorato tanto anche in questi anni, quindi come difetto è quello, la fase un po' di interdizione, la fase difensiva, essere più ordinato, alcuni aspetti che poi non li svelo tutti perché sennò e vengono fuori solo quelli, però c'è tanto da lavorare e tanto da crescere. Tu finora hai giocato in squadre, diciamo, di media dimensione, con pubblico anche abbastanza limitato, insomma questa è la tua prima esperienza forse in una squadra che ha anche un certo passato di rilievo nel calcio. Sì, esatto, infatti è anche una scelta che ho voluto, è uno step successivo per la mia carriera che ricercavo,
anche per avere, non che non l'avessi a Cittadella, però con tutto il rispetto, qui c'è un ambiente più grande, molto, che pretendono giustamente di più, una tifoseria importante, quindi è una sfida che volevo, che ho cercato e sono contento di essermela presa. E sotto questo aspetto anche con te il mister ha fatto un po' di training psicologico per farti capire dove sei arrivato. No. Sì, nel senso mi ha detto che comunque la conosce benissimo qua il mister, quindi sicuramente mi ha parlato bene, già mi ha illustrato un po' la situazione, quindi sono concentrato e so quello che devo fare, quello che vogliono e che dobbiamo fare quest'anno. Quindi ci sono grosse aspettative e ti si chiede quest'anno grandi responsabilità, no? In un mercato in cui spesso i giocatori vengono scambiati in prestito o a fine contratto, spendere quello che ha speso la proprietà per un centrocampista, non per uno che chiamiamo il Monza, è un attestato di stima importante, però che dovrai poi tu cercare di, no? Assolutamente. Di giustificare, quindi ti pesa questo ruolo di dover... No, è il nostro mestiere, io lavoro per quello e darò al massimo, consapevole che comunque mi hanno voluto fortemente, la mia scelta è ricaduta qui, quindi darò il massimo, farò di tutto per ripagare questa fiducia e per migliorare poi quello che è il risultato di squadra e di tutto l'ambiente. Senti, il calendario ti mette subito a confronto con la tua ex squadra, cosa hai pensato quando hai visto? Un po' me l'aspettavo, ti dico la verità, perché comunque ne ho parlato, ancora mi sento con alcuni compagni, quindi fa piacere, li ritrovo subito, è un piacere rivederli perché comunque ho fatto 3 anni importanti e sarà bello, però sono concentrato sinceramente più adesso a Vicenza, li saluterò magari dopo la partita se andrà bene. Federico, se segni tutti? Vediamo, non credo, perché comunque mi hanno insegnato tanto, sono cresciuto tanto e esulterò dentro, ma intanto pensiamo a vincere e far gol, poi vediamo. Senti, una piccola curiosità mia, hai già scelto un numero di maglia o pensi... Sì, ancora sono in decisione, però a giorni dovremmo decidere, quindi ancora non so. Svegli. Voi giocate a Paradiso? Senti, un po' come hai trovato la squadra, il gruppo, secondo te questo Vicenza, com'è a livello di squadra? Beh, ho percepito tanto entusiasmo, tanta voglia di migliorare quello che era, perché era già qui l'anno scorso, di migliorare quello che è stata la stagione scorsa, quindi c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di crescere, di far ambientare tutti subito e di capirci tutti l'uno con l'altro, quindi sono positivo e c'è da lavorare tanto e sarà un campionato difficile, quindi dovremmo conoscerci meglio tutti subito e poi affrontare spensierati e cattivi tutte le partite che ci saranno da giocare. Senti, a Cittadella è capitato spesso di arrivare ai playoff senza essere favorito. Se dovessi dire quale può essere la ricetta per una squadra che magari non ha fatto una campagna acquisti di quelle tipo Monza o Parma, per arrivare comunque in quella zona lì, quale potrebbe essere? La Serie B ci insegna che bisogna avere meno momenti, quindi dovremmo avere più costanza e lavorare e dare sempre il massimo, poi i risultati, se lavori bene, li raggiungi. Dobbiamo essere tranquilli, avere un obiettivo chiaro in testa e lavorare e martellare tutti i giorni per raggiungerlo. Federico, ci vedi qualcosa di te fuori del campo? Non so se hai qualche altra passione, stai seguendo i giochi olimpici, c'è qualche... Sì, ci sto seguendo, ti seguo come li seguiamo tutti, quindi mi piace tanto vedere gli altri sport come serie TV, mi piace tanto stare a casa, mi piace cucinare, ora ho un nuovo cagnolino, quindi
un po' impegnativo perché era il mio primo, quindi mi sto adattando. Comunque ho tanto da fare. Senti, sta diventando una parte sempre più importante nel mondo degli sportivi. Qual è il tuo rapporto con i social? Beh, non sono tanto social, cioè nel senso ci provo, mi piace, mi diletto, però sto cercando perché comunque negli ultimi anni è diventato una sorta di curriculum delle persone, quindi cerco di curarlo e con attenzione usarlo, sì.